C'era una volta a Novara, e forse c'è ancora, un teatro che poi divenne un cinema e che adesso è chiuso da più di 30 anni. Lì, su quel piccolo palco, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, domenica 24 gennaio 1943, un folto pubblico assistette all'esordio alla regia di Giorgio Strehler, che pochi anni dopo avrebbe fondato insieme a Paolo Grassi il Piccolo Teatro di Milano e che oggi è considerato uno dei più grandi registi del secolo scorso. Per celebrare quell'evento e quel luogo così significativi, dopo il libro e la mostra Il giovane Strehler, da Novara al Piccolo Teatro di Milano, che mi hanno vista impegnata negli anni scorsi, grazie a Proloco Novara e ad altre istituzioni e realtà novaresi e non solo, stiamo preparando una serie di iniziative per il 2021, in cui tra l'altro ricorrono i 100 anni dell'artista, nato nel 1921 a Trieste. Se volete saperne di più, non vi resta che seguirci sui social dedicati a Il giovane Strehler, Proloco Novara e Teatro Totale.